nostra collana ha un nome sintetico, 3S, che sta per statistica, scienze sociali. Quindi è importante, per il nostro obiettivo è quello di dare degli strumenti per un migliore utilizzo dell'informazione statistica nell'ambito delle varie scienze del sociale, quindi la sociologia, l'economia, le scienze politiche e così via. C'è in questo momento la disponibilità di tantissimi dati, l'informazione è capillarmente diffusa e il problema è di trattare bene questi dati, di elaborarli in una maniera adeguata, in maniera tale che l'informazione sia correttamente valutata. Questo è il nostro obiettivo, speriamo di riuscire con i volumi che pubblicheremo nella nostra collana a dare degli strumenti in mano agli studenti che seguono i vari corsi delle varie facoltà di area sociale, ma perché no anche agli operatori del settore. Non a caso noi abbiamo tra i nostri autori anche ricercatori dell'Istat, l'Istituto di Statistica, perché è importantissimo anche il contributo della statistica ufficiale a questo obiettivo. Noi abbiamo iniziato da poco, abbiamo un volume solo pubblicato che è prevalentemente didattico, però come dicevo prima siamo anche interessati a volumi di consultazione per esperti, infatti il prossimo sarà un volume sulle statistiche del turismo. E poi vogliamo anche utilizzare questo strumento per raccogliere la documentazione, gli atti di convegni nazionali, internazionali, riunioni scientifiche nell'area. Per esempio il terzo volume che abbiamo in programma è un volume che dovrebbe raccogliere la documentazione di un incontro che faremo a fine ottobre sul ruolo della statistica sociale, il punto sulla statistica sociale. Ecco, è importante che sia per rispondere a delle esigenze burocratico-amministrative o, per usare un linguaggio caro agli accademici, per fini concorsuali, che ci sia una valutazione corretta che sia accettata dall'ANVUR. Quindi c'è bisogno di un referaggio cosiddetto peer-to-peer. Ma noi lo facciamo non solo per questo obiettivo, lo facciamo anche perché crediamo realmente che sia importante che la produzione scientifica non venga lasciata così alla libera iniziativa del singolo, senza nessuna valutazione, senza nessun controllo. Questo anche per migliorare la qualità dei nostri volumi. E quindi ci crediamo, no, e lo facciamo, ripeto, non solo per fini burocratico-amministrativi.